Il luogo è l'Egitto. La data, il 70 a.C. La tradizione della mummificazione è stata tramandata dagli egizi per migliaia di anni. Era una pratica alquanto costosa, a portata esclusivamente della classe dominante. Ma per diverse generazioni i governanti dell'Egitto sono stati romani. La ricerca di una vita ultraterrena significa che anche loro credevano nella morte come gli egizi. Circa 1800 anni dopo, un esploratore che attraversa il Sahara si imbatte in un'antica e misteriosa rovina. Che cosa ci fa un enorme tempio come questo in mezzo al deserto? E perché i geroglifici su di esso mostrano chiaramente che la persona che fa un'offerta agli dei egizi non è un egiziano, bensì un proconsole romano? Mentre gli archeologi rimuovono la patina di sabbia depositata sulle strutture dell'oasi di Dakhla, l'egittologo Christian Leben esamina attentamente gli strati di complesse testimonianze che rivelano la verità sul regno dei morti in Egitto. L'Egitto è famoso per aver ospitato una delle più grandi civiltà del mondo antico. Ha prosperato per oltre 3.000 anni, a cominciare con il primo faraone che unificò il paese nel 3100 a.C. Anarmer, come si ritiene fosse chiamato, si è succeduta a una lunga serie di faraoni. Gran parte delle maestose strutture che conosciamo e associamo all'antico Egitto, incluse le piramidi di Giza e il tempio di Amon-Ra a Karnak, risale a questa cosiddetta era dinastica. Nel 332 a.C. l'Egitto viene conquistato da Alessandro Magno. Dopo aver fondato Alessandria d'Egitto, che sarebbe divenuta la capitale, lascia il paese dopo solo un anno e il suo generale Tolomeo ne reclama il controllo. I discendenti greci di Tolomeo governano l'Egitto come un paese di cultura ellenistica ma indipendente per 300 anni. L'ultima del suo lignaggio, Cleopatra, si suicida nel 30 a.C., in seguito alla sconfitta per mano di Ottaviano, successivamente Augusto, primo imperatore romano. A questo punto il governo dell'Egitto passa per la prima volta al di là del mare. Per molti egittologi questo evento segna l'inizio di un periodo di declino culturale. Per i romani, tuttavia, è l'inizio di un periodo d'oro. L'Egitto porta ricchezza e molte altre novità. In Egitto vengono a conoscenza di un complesso culto, diverso da loro, sviluppatosi in migliaia di anni. Una religione che esercita una forte attrazione sui romani. La promessa della vita dopo la morte. Christian Leben è un egittologo dell'Università di Humboldt di Berlino. Studia la cultura egizia da oltre 15 anni e, come molti suoi colleghi accademici, considera il periodo dell'Egitto dinastico, il periodo dei grandi faraoni, molto più interessante di quello romano. Ma le sue opinioni sono cambiate radicalmente quando ha scoperto la storia del suo compatriota, l'esploratore Gerhard Rolfs. Rolfs è il primo europeo ad attraversare l'Africa dal Mediterraneo al Golfo di Guinea. Nel 1874 si imbatte in un tempio in un'oasi chiamata Dakhla, in mezzo al deserto. Le avventure di Rolfs accendono l'immaginazione di Christian. Vuole scoprire qualcosa di più sul tempio nel deserto. Dopotutto, l'antico Egitto è il suo argomento di studio. Da buon archeologo, decide di indagare più a fondo. Inizia una meticolosa ricerca negli archivi berlinesi di informazioni sui viaggi di Rolfs. Le tracce lo conducono da un deposito all'altro. Trova documenti che sembra siano rimasti nascosti per generazioni. Mano a mano si avvicina a quello che cerca,
il resoconto personale di Rolfs della scoperta dell'oasi di Dakhla. Ma invece di un diario trova qualcosa di molto più sorprendente. Sul teschio è ben evidente la scritta Dakhla. La curiosità di Christian si accende. Invece di trovare risposte, la sua ricerca ha portato altre domande. C'è un solo modo per ottenere le risposte che sta cercando sul tempio e ora anche sul teschio. Decide che è tempo di abbandonare le aule universitarie e mettersi a scavare con le sue stesse mani. Prepara la valigia e parte alla volta del deserto. Solo poche ore dopo, Christian giunge nel crogiolo di umanità brulicante di Al-Qaira, meglio conosciuta dagli occidentali con il nome di Il Cairo. Il Cairo è una delle città storicamente più importanti del mondo. Più di 7 milioni di persone vivono qui, una popolazione quasi pari a quella di New York e decisamente maggiore di Londra. A sud-ovest, il Cairo si fonde con la città di Al-Giza, conosciuta anche come Giza, che conta altri 2,5 milioni di abitanti ed è dimora delle strutture più famose del pianeta, le piramidi. Queste costruzioni si trovano al confine di un mondo che per gli antichi egizi era il regno dei morti. È il deserto e la ricerca di Christian Leben lo conduce proprio nel cuore di questo mondo. L'Egitto è un paese di 1 milione di chilometri quadrati. La sua gente e la sua storia sono concentrati in una valle fluviale, quella del Nilo. Gran parte del territorio è occupata da tre deserti: il deserto del Sinai, il deserto orientale tra il Nilo e il Mar Rosso, e l'enorme deserto occidentale, che occupa i 2/3 della superficie del paese ed è parte del Grande Sahara. Il deserto occidentale è uno dei luoghi più belli e secchi della Terra. Cambise II, il primo persiano a governare l'Egitto nel VI secolo a.C., riuscì a perdere qui un intero esercito di 50.000 uomini. Ma sotto le sabbie mobili giace una falda acquifera, un bacino idrico sotterraneo che contiene enormi quantità di acqua intrappolata sottoterra. In alcune zone quest'acqua affiora in superficie, dove sorgenti e fonti naturali creano oasi fertili. Esistono 5 oasi principali nel deserto occidentale. Dakhla è quella più lontana dal Cairo e a 300 km dal Nilo. Dopo un lungo, accidentato e polveroso viaggio, Christian giunge nel passato. A Dakhla sembra che il tempo si sia fermato. È l'unico paese in Egitto in cui le ruote idrauliche guidate dai bufali non soltanto sono ancora utilizzate, ma vengono addirittura costruite. Secondo Christian, queste tradizioni centenarie rappresentano un modo per capire il presente in Egitto. Un egittologo viene nell'Egitto moderno per fare ricerche sull'antichità. Molti colleghi dimenticano che l'Egitto moderno
soprattutto in luoghi come Dakhla, mostra un'assoluta continuità con la vita dell'antico Egitto. Conoscere l'Egitto moderno può aiutare a comprendere l'antico Egitto. Il punto di contatto di Christian è il progetto Oasi di Dakhla, un gruppo di scienziati internazionali che compiono indagini nella zona fin dal 1978. L'intento principale è comprendere la relazione tra l'attività umana e il cambiamento ambientale in un'area isolata. Di tanto in tanto si uniscono al gruppo ricercatori di diverse discipline. Insieme sono riusciti a gettare nuova luce su ciò che avveniva in un'area dell'antico Egitto lontana dalla valle del Nilo, della quale adesso si sa molto. Tony Mills è il responsabile del progetto fin dalla sua nascita. Uno dei ritrovamenti migliori di quest'anno è questo, la parte interna di un corno. Spiega che hanno rinvenuto le prove di insediamenti umani nell'oasi risalenti a 400.000 anni fa. Ancora più sorprendente è la scoperta che l'oasi è circondata dal deserto solo da 7 o 8.000 anni. C'era un periodo in cui il Sahara orientale era verde. C'era molta acqua in superficie e pascoli per gli animali. I resti archeologici mostrano che la vita selvatica di allora corrispondeva a quella odierna nelle praterie subsahariane. Pochi secoli dopo le grandi piramidi, costruite intorno al 2500 a.C., l'oasi di Dakhla appariva sulle mappe dei regnanti egizi. Esistono prove che dal Nilo al sud si commerciava in beni di lusso, avorio, ebano, penne di struzzo. Mills ritiene che il commercio in oro e in schiavi si estendesse anche attraverso il deserto verso ovest. Penso che la motivazione sia semplicemente economica. E la ragione per cui giunsero qui, nell'oasi di Dakhla, è perché è l'area più a ovest in cui poter stabilire un solido campo base. Per 2000 anni, Dakhla sembra destinata a restare una base per le carovane in viaggio. Poi, non molto lontano, cominciano a verificarsi eventi in grado di cambiare l'assetto del mondo. Roma conquista tutte le zone circostanti il Mediterraneo per costruire un impero. La Spagna, la Grecia e Cartagine cadono, seguite dalla Gallia e dalla Siria. Poi, nel 31 a.C., la regina Cleopatra e il suo amante, Marcantonio, vengono sconfitti dal fratellastro di lui, Ottaviano, il potente console romano che si impossessa del trono egizio. È un evento di cui gli abitanti di questo luogo sperduto nel deserto probabilmente non sono nemmeno a conoscenza. Tuttavia cambierà ben presto la loro vita più di quanto possano immaginare. Oggi potrebbe sembrare difficile credere che la vita nelle varie cittadine e villaggi intorno all'oasi di Dakhla sia cambiata drasticamente. Ma Dakhla ha da offrire molto di più delle poche abitazioni in crudo che si vedono oggi. Alcuni abitanti possiedono dimore grandiose che non sono state costruite di recente. E non sono state erette come abitazioni, almeno non nel senso convenzionale. Erano dimore, certo, ma per i morti. Molte delle case che si trovano qui oggi, un tempo, erano tombe. Dakhla, come molti altri luoghi in Egitto, testimonia l'importanza della celebrazione della vita dopo la morte per gli antichi egizi. Per quanto trovi interessante passare il tempo osservando la vita odierna nell'oasi, Christian ha un appuntamento con il passato e con lo spirito dell'uomo che lo ha condotto fin qui nel deserto.
si reca a visitare le rovine in cui si era imbattuto Gerhard Rolfs circa 130 anni prima. Olaf Kaper, un egittologo olandese che collabora al progetto Oasi di Dakhla, mostra a Christian il sito di questo classico tempio egizio. Il tempio a Deralagar, dedicato agli dei Amon, Mut e Khonsu, deve essere stata una struttura maestosa. All'interno vi era una corte aperta circondata da colonne, ispirata forse dal viale di Ramseten nel favoloso tempio di Karnak a Luxor. Per fugare ogni dubbio sul fatto che questa sia la rovina di Rolfs, Christian trova i nomi della sua comitiva incisi su una delle colonne. Si chiede chi abbia potuto costruire un tempio così magnifico nel mezzo del nulla. Sta per imbattersi nella prima delle tante sorprese che Dakhla ha in serbo per lui. Il volto con la corona. Gli straordinari rilievi e i geroglifici che adornano il tempio mostrano qualcosa di incredibile. Si possono vedere rappresentazioni di dei egizi che accettano offerte da un faraone. Fin qui nulla di strano, se non fosse per un importante dettaglio. I geroglifici mostrano chiaramente che il faraone non era egizio, come spiega Olaf Kaper. Questa iscrizione è la dedica del tempio, o di questa parte del tempio, al dio Amon. Qui abbiamo il cartiglio dell'imperatore Tito. Si legge: Titus Caesar eresse questo tempio meraviglioso a suo padre Amon. Ogni faraone disponeva di una complessa serie di nomi e titoli rappresentati da geroglifici contenuti in un bordo rettangolare chiamato cartiglio, una sorta di logo personale del faraone. Qui Tito Cesare è rappresentato dai simboli Ti, Tus, Cae, Sar. Tito è stato imperatore romano dal 79 all'81 a.C., alcune centinaia di anni dopo che l'Egitto era caduto sotto il dominio romano. Non è da solo sulle mura di questo misterioso tempio. I geroglifici in altre parti del complesso indicano due dei predecessori di Tito, Nerone e Vespasiano. La raffigurazione di imperatori romani su un tempio egizio potrebbe a prima vista sorprendere. Perché gli egizi avrebbero voluto raffigurare degli stranieri di un'altra fede nei loro templi sacri? Potrebbero essere stati i romani a erigere questo splendido tempio egizio? La risposta è no, a quanto pare. Alan Bowman è professore di storia antica alla Oxford University ed è un esperto del periodo romano in Egitto. La tradizione del tempio egizio, che includeva i faraoni nell'iconografia, risale a migliaia di anni fa. Chiunque fosse il monarca veniva raffigurato come i faraoni egizi. Dal punto di vista del devoto, che anche nel periodo faraonico egizio tradizionale aveva poche probabilità di posare gli occhi sul faraone, non faceva alcuna differenza se era un monarca greco o un imperatore romano. Gli imperatori romani sono rappresentati sulle pareti del tempio. Questo comunque non ha nulla a che fare con la vita e le azioni degli imperatori romani a casa loro in Italia. Quindi sono stati gli egizi a rappresentare gli imperatori romani sulle pareti dei loro templi.
Finora non vi sono prove che il tempio di Dera Lagar sia stato eretto dai romani. L'architettura era certamente tipica del periodo faraonico egizio. Ma che dire delle altre strutture rinvenute? Ulteriori indagini suggeriscono che l'influenza romana sia stata molto forte. Christian continua la sua ricerca. L'australiano Colin Hope è un altro archeologo che lavora ad Akla. Accompagna Christian sul sito di Kellis, vicino all'odierno villaggio di Ismant. Probabilmente questa era la capitale amministrativa romana della zona. Hope ha portato alla luce un'ampia costruzione, forse il municipio, che sembra sia stato portato direttamente da Roma. I dipinti alle pareti mostrano un tipico disegno a pannelli. Poi la sommità di una colonna con capitello corinzio. Poi c'è un fregio floreale che ora non si vede più. Ma questi dipinti coprono le pareti per circa 2 metri in profondità. Ci troviamo in una stanza di 8 metri di altezza. Forse era una sala aperta con colonnato. Anche il tetto era nella tradizione classica. In realtà nulla in questa struttura può essere definito egizio. I romani hanno forse lasciato le strutture religiose agli egizi e si sono occupati della creazione di edifici pubblici? Ancora una volta questo non spiega tutta la storia. Prima dell'arrivo di Alessandro Magno, gli egizi non avevano bisogno di questo tipo di edifici. Avevano un'amministrazione locale e tendevano a svolgere le attività all'interno o intorno ai templi egizi locali. Per i greci e i romani era diverso, dato che avevano edifici amministrativi pubblici, ma non esiste una tradizione architettonica originaria dell'Egitto per la creazione di questo tipo di edifici. Il progetto degli edifici è indice dello stile architettonico prevalente più che della nazionalità dell'architetto. Nel caso dei templi esisteva una lunga storia locale. Gli edifici municipali, d'altra parte, erano una novità e riflettevano lo stile contemporaneo, che era classico romano. Ecco che cosa ne pensa Kaper. C'è una struttura a pannelli, esattamente come a Pompei. Questa è l'arte classica del periodo in cui fu costruita. Invece, era molto importante mantenere l'edificio religioso come era stato per migliaia di anni. Appena fuori dalle porte del Tempio, si nota che tutto è costruito nello stile moderno del periodo romano. Ovunque nei 2000 km quadrati dell'oasi di Dakhla si trovano rovine, in gran parte risalenti al periodo romano. È evidente che si trattava di un insediamento molto ampio. Christian prova a immaginare la comunità che un tempo deve aver prosperato qui, lontana dalla vita del villaggio odierno, quanto la grande metropoli del Cairo oltre il deserto, o Berlino, da dove ha avuto inizio il suo viaggio. Rammentando l'evento che lo ha spinto a recarsi in Egitto, Christian desidera individuare il luogo in cui Rolfs può aver trovato il teschio. Il posto più probabile è sulle colline nei pressi del tempio, dove è stata scoperta una serie di tombe antiche. Ancora una volta, Christian si trova a scavare nel passato. Ma questa volta non è in cerca di qualcosa già catalogato in un archivio polveroso. Adesso si trova alla fonte diretta e scava nelle sabbie del tempo alla ricerca di testimonianze mai rinvenute prima di una società esistita 2000 anni fa. Dopo così tanto tempo, spera di trovare qualche traccia, un segno, qualcosa che colleghi il teschio di Berlino a questi luoghi. Questa volta Dakhla regala una scoperta sensazionale. Mummie, a centinaia. Sono talmente numerose le tombe di epoca romana rinvenute che, incredibilmente, alcune contengono ancora i corpi. Colin Hope ci mostra i ritrovamenti. Qui vediamo un pezzo di lino che era il materiale che veniva usato per avvolgere le salme, successivamente sepolte in queste tombe. Sfortunatamente le tombe sono state depredate in passato e rinveniamo solo frammenti di scheletri, i corpi mummificati, le bare nei quali erano conservati e gli oggetti che sono stati sepolti nella tomba con loro.
La mummificazione era una pratica molto costosa, riservata nell'Egitto dinastico solo al faraone e alla sua corte. Tuttavia qui, nel vuoto del deserto, c'era un'intera classe di nuovi ricchi che poteva permettersi il lusso di questa preparazione per l'aldilà. Chi erano queste persone? Dovevano essere facoltose e con ogni probabilità facevano parte della classe dominante. Ma in quell'epoca l'Egitto era sotto il dominio di Roma. È possibile che ci fosse un enclave dell'aristocrazia romana che avesse adottato l'antica tradizione egizia della mummificazione nell'aspirazione all'immortalità? Nonostante gli indizi, Christian la trova una cosa difficile a credersi. Un cambiamento così radicale nel culto romano sarebbe stato documentato da qualche parte. Per gli egizi la conservazione del corpo era vitale. Per poter vivere per l'eternità nel regno di Osiride, dio degli inferi, l'individuo doveva sopravvivere nella sua forma, sia fisica che spirituale. Originariamente i corpi venivano sepolti direttamente nella sabbia del deserto, che li conservava in modo straordinario. Tuttavia, con lo sviluppo di un culto più sofisticato, diventa pratica normale deporre le salme in bare che recano l'immagine del defunto. Se il corpo fosse stato accidentalmente distrutto, il sarcofago antropomorfo avrebbe fornito una dimora fisica sostitutiva per l'anima. Ironicamente, la bara che doveva garantire un corpo sostitutivo isola il corpo vero dall'effetto disseccante della sabbia e questo si decompone velocemente. Quindi viene sviluppata una tecnica di conservazione che comporta prima la rimozione di tutti gli organi interni, ad eccezione del cuore, e poi il rivestimento della salma con natron, carbonato sodico. Gli organi principali, il fegato, i polmoni, lo stomaco e gli intestini, venivano imbalsamati separatamente e conservati in giare. Il cervello non era considerato importante, veniva estratto dal naso e gettato via. Il cuore veniva lasciato nel corpo perché gli egizi credevano che fosse la sede dell'intelletto. Per garantire la vita eterna, il cuore doveva controbilanciare il peso di Maat, dea della verità e della giustizia. A controllare il processo di mummificazione c'era il dio Anubi, dalla testa di sciacallo. Questi poteva anche decidere di intervenire sulla bilancia di Maat per assicurare al corpo un passaggio sicuro verso gli inferi. Dopo 40 giorni sotto natron, il corpo veniva lavato e rivestito di resina. Infine veniva cerimoniosamente avvolto con lenzuola e strisce di lino, con gioielli e amuleti magici posti tra uno strato e l'altro. La bendatura richiedeva altri 15 giorni. Occorrevano 70 giorni per completare l'intero processo, dalla morte alla sepoltura. È possibile che i romani abbiano accettato un cambiamento così radicale delle loro credenze? Una prova a sostegno di questa ipotesi, già sostenuta da alcuni ritrovamenti in siti romano e egiziani, sarebbe stabilire se la classe dominante, la classe dei ricchi e dei facoltosi, era composta da romani. Le mummie faraoniche avevano maschere di gesso che coprivano i volti, mentre le mummie del periodo romano presentavano ritratti dipinti molto dettagliati. Questi ritratti erano in uno stile tipicamente classico e del tutto diversi dai dipinti egizi precedenti. Le figure nei ritratti sembrano in tutto e per tutto romane, nelle vesti, nelle acconciature dei capelli e nel trucco. È possibile che la prospettiva di ottenere la vita eterna possa aver attirato i romani? Di sicuro era un concetto che la loro religione non aveva mai prospettato. Sappiamo di una divinità egizia che esercitava una forte attrazione sui romani, la dea Iside.
era venerata in tutto il mondo romano e parte del suo fascino era di certo la promessa della vita dopo la morte. Nella mitologia egizia tradizionale, Iside era la moglie di Osiride, il dio dei morti. Rappresentava molte qualità, tra cui l'immortalità. Inoltre aveva un cognato di nome Set. Diversamente dai battaglieri romani, gli egizi non avevano un dio dominante della guerra, però avevano Set. Rappresentato come un misterioso animale, era il cattivo del panteone egizio. Era il dio del caos e della confusione che uccise suo fratello Osiride. Era anche il dio del deserto e delle terre straniere. Dunque era una divinità che esercitava un certo fascino sulle due coorti di legionari che si trovavano a distanza ad Acla in difesa del confine occidentale dell'Egitto. È possibile che questi conquistatori, lontani da casa, si fossero dedicati ad una nuova religione? In un'altra parte dell'oasi ci sono le rovine di un grande tempio, dedicato appunto a Set. I muri che si vedono oggi risalgono al periodo romano, ma, come ha scoperto Christian, la costruzione è molto più antica. Il dio Set è una divinità molto antica e scavi recenti hanno mostrato che già 4.000 anni fa qui sorgeva un tempio a lui dedicato e questo tempio è durato fino al periodo romano. Christian si chiede se la comunità romana insediata ad Acla abbia assunto usi e costumi locali. Accettando le credenze locali, ispirata dall'ambiente ostile che circonda l'oasi, e attratta dalla prospettiva di una vita dopo la morte. L'ipotesi ha diversi punti a suo favore. I romani erano affascinati dalla dea Iside. E un altro dio, Set, incarnava tutte le caratteristiche che potevano attirare i bellicosi stranieri. Inoltre, i ritratti sulle mummie del periodo di maggior rigoglio di Dacla, rivenuti anche altrove in Egitto, ritraggono persone che sembrano romane. Anche se Christian ha appreso che erano gli egizi a dipingere gli imperatori romani sulle pareti dei templi, è possibile che questo abbia indotto molti sudditi romani ad interessarsi alla religione egizia. La questione su cui si basa questa teoria è chi fossero realmente i membri della classe dominante locale. Chi poteva davvero permettersi la mummificazione? Nonostante le prove circostanziali, gli archeologi che da anni studiano l'oasi hanno concluso che probabilmente non erano romani. Non credo che i romani siano mai venuti fin qui. È troppo distante da Roma e dal centro politico e governativo di Alessandria. Io credo che qui tutto fosse amministrato localmente. Nel periodo romano, il numero di romani veri che venivano in Egitto era molto esiguo. Si trovavano soprattutto nel centro amministrativo di Alessandria. Forse Dacla non ha mai visto un romano a capo dell'amministrazione. Quelli morti e sepolti qui sono tutti egizi. Saranno stati senza dubbio membri della popolazione egizia locale, forse gli abitanti più ricchi del villaggio, ma sicuramente non veri romani. Sembra che Dacla fosse una rigogliosa metropoli cosmopolita, dove i sudditi egizi e non i governanti romani vivevano come re e morivano come tali. Se questo fosse vero, come spiegare i ritratti sulle mummie? Anche se nessuna è ancora stata rinvenuta ad Acla, sembrano la prova più convincente che i romani abbiano accettato gli usi egizi. I corpi sepolti nelle bare che avete visto sono egizi, ma osservando i volti nei dipinti si nota che lo stile è di tipo greco, in particolar modo romano. Quindi basta osservare i corpi per intuire subito che non si tratta di egizi, bensì di romani. Invece erano in realtà facoltosi egizi che potevano permettersi la mummificazione, ma in uno stile che seguisse la moda imperiale dell'epoca. Il professore della Oxford University, Alan Bowman, spiega. Queste erano persone di alto rango.
molto probabilmente proprietari terrieri che avevano fatto fortuna con i prodotti agricoli, coltivandoli e facendone commercio. E coloro che erano attratti da questa iconografia funeraria desideravano farsi ritrarre come persone di prestigio all'interno del contesto sociale locale. Stiamo parlando di persone che sicuramente avevano contatti con gli amministratori locali romani e con gli strati più ricchi della popolazione. Probabilmente in vita si vestivano alla romana e nella morte i loro ritratti erano eseguiti in stile romano, sia nell'apparenza che nelle tecniche di esecuzione. Indipendentemente da quanti romani vivessero qui, è indubbio che in quel periodo Dacla fosse una comunità ricca. Perché in un'oasi così remota, in mezzo ad uno dei posti più inospitali della terra? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo porne un'altra. Quale motivo ha spinto Roma ad assorbire l'Egitto nel proprio impero? L'Egitto era estremamente ricco grazie alla straordinaria fertilità delle sue terre. Nel primo secolo a.C., i romani erano attratti, molto attratti, dalle ricchezze che l'Egitto poteva procurare. Romani, come Cesare e Pompeo, erano a conoscenza delle enormi ricchezze che potevano venire dall'Egitto, sia in termini di introiti statali che in termini di arricchimento personale. Comandanti e generali romani, nello svolgimento delle proprie funzioni, non disdegnavano appropriarsi di beni e ricchezze. L'Egitto da solo contribuiva all'erario come tutte le province della Gallia insieme. Tuttavia non c'erano solo svantaggi per l'Egitto. Il nuovo regime favoriva Dacla. Il contributo romano è da vedere in termini di migliorie tecnologiche nell'agricoltura, sistemi di irrigazione, trasporti, vie di comunicazione, ma anche benefici economici che derivano direttamente da una maggiore produttività agricola, cioè tutta la serie di prodotti di cui viene documentata la provenienza dall'oasi: datteri, vino, grano e una grande varietà di altre derrate. Qui si trovavano molti monumenti romani, insieme a fattorie, villaggi agricoli, acquedotti e cose del genere. Tutto ciò costituisce una fiorente e prospera comunità verso la quale i romani hanno incoraggiato la migrazione, fornendo strumenti agricoli e sementi. È bene precisare che lo schema di sviluppo agricolo derivato dalle conoscenze tecniche dei romani è stato efficientemente utilizzato per 3 o 4 secoli. Uno dei segni dell'importanza rivestita dall'Egitto per l'economia e l'amministrazione romana è che all'inizio Augusto, l'imperatore Augusto, crea un nuovo sistema secondo il quale è lui stesso a investire il governatore della provincia. Militarmente la provincia era controllata da una forza di 3 legioni, successivamente ridotta a 2 e poi a 1, più circa 9 gruppi ausiliari di 500 uomini ciascuno. Non è un numero molto elevato di soldati. Eppure hanno controllato un paese della dimensione di Italia, Francia e Inghilterra sommate insieme. Come sono riusciti a governare un paese così esteso e complesso con un dispendio di energie apparentemente minimo? Innanzitutto c'è la questione geografica. Uno degli aspetti interessanti e importanti della provincia egizia è che, data l'esistenza di una sola via di comunicazione principale, il controllo della provincia dipende dal controllo del delta e della valle del Nilo. Ma forse era ancora più importante il rigido sistema burocratico imposto dai Tolomei per 3 secoli, di cui l'enorme quantità di reperti scritti è un'eloquente testimonianza. Arrivando in Egitto, i romani trovarono un sistema burocratico estremamente complesso e gerarchico, e gran parte di questa infrastruttura venne conservata. Il governo romano istituì una classe di amministratori, ovviamente romani.
Ma i funzionari locali, che controllavano le regioni, i distretti, le città e i paesi, erano quelli che furono parte del sistema sviluppato sotto il dominio tolemaico. È evidente dal tempio ad Acla che i romani non sono interessati ad intromettersi nei culti dei loro sudditi stranieri. Infatti l'amministratore locale, probabilmente un egizio incaricato dal governo centrale di Alessandria, è responsabile dell'organizzazione della costruzione del tempio, una mossa ideata per ottenere il favore del popolo. Dal loro punto di vista, gli egizi sono notevolmente aperti nell'atteggiamento nei confronti dei loro governanti. La fine del dominio tolemaico non è stata molto sofferta, particolarmente in un posto come Dacla, i cui abitanti avevano tutto da guadagnare dagli investimenti che i romani facevano nell'oasi. Quindi sicuramente non si opposero al fatto di essere governati da lontano. Anzi, accettarono l'imperatore come un faraone e considerarono l'arte e lo stile romano come nuove mode da adottare. Le statue egizie di quel periodo mostrano gente normale che indossa vesti classiche. Nelle statue rappresentanti divinità egizie è evidente una mancanza di ornamenti religiosi. Basti pensare ad Horus, presentato come un soldato o un nobile romano. Anche la nazionalità non sembrava importante e c'era una notevole libertà di espressione, come si nota dalle decorazioni informali dei loro templi. Ci troviamo in una delle entrate al complesso del tempio. Abbiamo anche una parte dell'originario intonaco in gesso. Questo reperto è molto importante perché i visitatori del tempio hanno lasciato qui dei graffiti, i loro nomi scritti in greco, e hanno inciso immagini delle divinità che erano venuti a venerare. Quindi ci fornisce molte informazioni sull'epoca. Le immagini che vediamo qui, quelle principali, sono egizie. C'è Thoth, il babuino, l'ariete del dio Amon del tempio. Ma qui abbiamo un dio che è diverso per molti aspetti. Ha l'aria decisamente greca, non ha più un aspetto egizio. L'immagine è frontale, mentre nelle pitture egizie le figure sono sempre ritratte di profilo. Ha una barba incolta, come le divinità greche. Ma presenta alcuni elementi egizi. Ha la corona del dio Osiride con alle tempie piccole corna ritorte dell'ariete di Amon. È un misto stupefacente di due culture, l'egizia e la greca. Dacla deve essere stata un gioiello del deserto. In un'oasi che oggi ha un aspetto semplice e rurale, c'era un tempo una ricca società cosmopolita, in cui le menti erano sufficientemente aperte per permettere la fusione di diverse culture. Ogni sorta di lusso arrivava nell'oasi dal mondo romano. Il pesce arrivava dalla Spagna. Abbiamo trovato alcune giare che erano state usate per trasportarlo fin qui. L'oasi partecipava alla rete di scambi dell'impero romano nel Mediterraneo. Ci sono vetri di epoca romana, ceramiche di Faenza, tutte cose tipiche del periodo romano dell'antico Egitto. Inevitabilmente questo paradiso non poteva durare. La popolazione cominciò a spostarsi verso est, forse attratta dalle grandi città della valle del Nilo e sul delta. Nel giro di poche centinaia di anni, i grandiosi edifici di Dacla sono scomparsi sotto le sabbie e si sono conservati per altri 1000 anni. L'ironia è che la loro scoperta e gli scavi ora li stiano mettendo in grave pericolo. Ogni volta che guardo questa scena resto colpito dal fatto che sta scomparendo e che scomparirà ogni anno di più. Mi fa capire che non dobbiamo perdere tempo nel documentare tutto ciò. Osservando la gonna del faraone si notano tantissimi dettagli, dettagli minuscoli che non compaiono quasi nel rilievo. Tutto ciò deve essere documentato in qualche modo prima che scompaia. Sono
Sono finiti i giorni in cui gli esploratori tornavano dai loro viaggi con bauli colmi di tesori che avevano trovato. Christian invece contribuisce allo sforzo scientifico ricalcando con cura i dettagli delle sculture del tempio. Christian era partito per l'avventura ad Akla con un antico teschio e una fotografia sbiadita di un tempio antico. Non si aspettava di trovare indizi così controversi sull'occupazione romana dell'Egitto in questa remota oasi. Ancora meno si aspettava di scoprire, in quella lontana oasi in mezzo ad un immenso deserto, che gli Egizi avevano sviluppato una società complessa, aperta e cosmopolita, con l'aiuto degli investimenti e dell'ispirazione romana. Ritornerà ai suoi studi a Berlino con i suoi disegni e una nuova idea di come due delle più grandi nazioni della storia possano essersi legate nella vita e alla fine anche nella morte.